Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Però che cosa hai compreso, Goffredo, dalle sue parole? Sisto riempie la nostalgia che abbiamo della Democrazia Cristiana, perché io non ho capito un accidente di quello che ha detto, sono particolarmente stupido, però secondo me c'è anche un quid che ci mette lui. Da certo. Neodemocristiano, che è un complimento, non è un'offesa. Quindi, guarda, riempi, tutti i complimenti me li prendo, riempi la nostalgia della DC che c'è nel nostro paese. No, il MES, allora, parafrasando Seneca, si potrebbe dire che è astuto ingannare il volgo, nel senso che è una frescaccia che i sovranisti hanno raccontato agli italiani per anni, che il MES sia il demonio. Il MES, innanzitutto chiariamo una cosa: se lo ratifichiamo non siamo per niente obbligati a prenderlo, quindi noi siamo l'unico, questo è facile. Eh no, e questo però va detto continuamente, se no non si capisce. Allora, noi siamo l'unico paese che non l'ha ratificato, come dire, attirandoci addosso non esattamente la simpatia dell'Europa, anche perché siamo in costanza di crisi bancarie, cioè in una situazione di crisi bancaria come quella che abbiamo visto fino a qualche settimana fa. Essere l'unico paese che blocca il meccanismo di paracadute per le crisi bancarie non è una bella posizione per l'Italia. Non siamo in alcun modo obbligati a prenderlo, quindi è evidentemente merce di scambio, non solo, è anche bandierina. Nel senso che, siccome la narrazione sovranista fino a un anno fa, fino a che la Meloni, viva Dio, sulla strada del governo non è diventata una persona diversa da quella che diceva di essere, il MES era il demonio. E quindi adesso, siccome loro hanno il problema di non perdere tutta la loro constituency, continuano a dire che è il demonio. Però questa contraddizione sta scoppiando e Giorgetti, che è uomo di buon senso, oltre a essere bocconiano, oltre a essere draghiano, gliela sta facendo scoppiare in pieno. Ratificarlo senza, diciamo, senza prenderlo, potrebbe essere una soluzione di mediazione. Allora, voglio coinvolgere Augusto Minzolini, perché secondo me, al di là del bizantinismo democristiano che dice lui, riconosceva, dice lui, Alfredo, però una cosa chiara.